La paura più grossa non è tanto la Pasqua o magari il mini ponte, sempre se sarà confermato del prossimo 1° maggio, almeno a livello di spostamenti, ma l'estate 2021 per il settore del turismo. Fausto Mura, presidente Federalberghi Sud Sardegna, previsioni nere. Allora, le previsioni per adesso non si possono fare perché nessuno ha la sfera di cristallo. Chiaramente tutti speriamo, al contrario di alcuni, che la stagione 2021 sia molto, molto migliore di quella 2020, perché nella stagione 2020 noi abbiamo avuto una crisi veramente totale. I conti si fanno su 12 mesi e noi abbiamo perso il 70% del fatturato nel 2020. Noi speriamo nel 2021 di riuscire a recuperare qualcosa e speriamo che la stagione 2021 non assomigli per niente alla stagione 2020 e speriamo che i trasporti divengano efficaci ed efficienti e anche gli aeroporti possano lavorare e i turisti possano arrivare, perché solo se arrivano i turisti possiamo lavorare, ma non solamente noi albergatori, ma anche tutte le agenzie di viaggio, le guide, i vettori, i ristoranti, le lavanderie industriali, tutti quanti possiamo lavorare solo se arrivano i turisti. Quindi il compito della politica è riuscire a fare arrivare i turisti. Nel 2020, che ci siamo da poco lasciati alle spalle, quanti sono gli alberghi che hanno chiuso le porte per sempre? Per sempre speriamo nessuno. Diciamo che nel 2020 il 15% non ha proprio aperto per niente, mentre invece l'85% ha aperto. Dobbiamo ricordare che la stragrande maggioranza degli alberghi in Sardegna sono stagionali, l'80% circa. Diciamo che ha aperto per meno di 3 mesi. Quindi questa è la situazione. Noi speriamo che la stagione estiva 2021 sia almeno di 4-5 mesi buoni. C'è anche una sorta di, tra virgolette, cattiva pubblicità nei confronti della Sardegna come effetto, per esempio, adesso di questa zona arancione. Insomma, chi magari già a gennaio si fa qualche idea sulle mete estive tende a scartare l'isola perché dice come lì addirittura passano da giallo ad arancione. Sì, è stata veramente una cattiva pubblicità dovuta a un errore. Sicuramente questo influirà sulle prenotazioni per la stagione 2021. Non dobbiamo dimenticare che la stagione 2020 è stata inficiata da una pandemia mediatica in realtà, perché la pandemia nel Nord Sardegna, quella dovuta alle discoteche, in termini di numeri era veramente ridicola, esigua, mentre invece la pandemia mediatica che ha messo la Sardegna alla berlina ha causato dei danni incredibili. Una isola dunque messa alla berlina, secondo il parere di Fausto Mura, presidente Federalberghi Sud Sardegna. Adesso però bisogna appunto cercare di guardare al futuro. Mancano ancora molti tasselli, anche perché ricordiamolo, se il 15% degli alberghi nel 2020 non ha aperto, rischia magari di non aprire anche nel 2021 per un motivo, perché manca la benzina per ripartire, il discorso degli aiuti economici. Voi li avete giudicati non insufficienti, di più. Gli aiuti economici praticamente non ci sono stati, quelli che ci sono stati ridicoli e qualche aiuto economico come i fondi BEI in realtà è stato distorsivo dal mercato, perché riuscire a finanziare 80 alberghi su 900 significa distorcere in realtà il mercato e non creare nessun vantaggio al sistema degli alberghi della Sardegna. 80 su 900 in Sardegna. Come 80 su 900 sono stati finanziati e gli altri invece no. mai? Perché c'è la lotteria del Click Day, che è veramente una lotteria, non ha nessun merito e dipende totalmente dalla connessione informatica che un'azienda può avere o non avere. Quindi se un'azienda si trova ad esempio in montagna o in condizioni di connessione informatica scarsa, non potrà mai accedere a questi fondi con il Click Day. Tutti quanti vogliamo che non sia la cronologia di iscrizione la discriminante, bensì il merito e quindi la perdita subita o il decremento di fatturato subito. Questo può essere un parametro che può irrinunciabile, diciamo.